Oggi vi propongo una ricettina da realizzare nei periodi natalizi. Dei dolcetti facilissimi nella realizzazione, pochissimi ingredienti. Vogliamo fare la ricetta insieme? Seguitemi! Mettete le uova in una ciotola a temperatura ambiente, aggiungete lo zucchero simulato e con le fruste elettriche cominciate a frullare il tutto. Aggiungete a filo l'olio di semi di girasole. Aggiungete un goccio di liquore strega più l'estratto di vaniglia. Setacciate un cucchiaino di cannella in polvere. Con le fruste mescolate al composto aggiungete la farina 00 setacciata. Continuate a mescolare, aggiungete il cucchiaino di lievito setacciato, frullate il tutto, eccolo qua pronto questo impasto. Mescolate con una spatola dal basso verso l'alto e ora aggiungete la pera fatta a pezzetti. Fatela amalgamare bene al composto, prendete uno stampo leggermente imburrato e infarinato e adagiate 2/3 di impasto. Questi alberelli sono pronti per essere infornati in forno preriscaldato modalità statico a 180 gradi per circa 18-20 minuti. Prima di sfornarla fate sempre la prova dello stecchino per verificarne la cottura. Sfornateli e lasciateli raffreddare su una griglia per dolci. Eccoli qua questi abeti, così carini, pronti per essere decorati. Potete sbizzarrirvi, io li ho decorati con al centro un pochino di miele, dei pistacchi tritati, zucchero a velo. Oppure potete realizzarli decorandoli con lamponi, fiorieduli e tanta crema pasticcera. Eccomi qua con i dolcetti realizzati. Questi dolcetti monoporzioni garantisco che è difficile resistervi. La ricetta la trovate nel mio blog che vi ricordo è www.monicaincucina.it. Che dite, non sono carini? Vi garantisco che vanno a Roma. Io vi aspetto presto con nuove ricette, ma intanto cominciamo a festeggiare il Natale. Buone feste da Monica! Questi dolcetti monoporzione così delicati, uno tira l'altro, ideale come spuntino per una merenda con amici, ideali decorati con crema, con cioccolato, con marmellata, da presentare in tavola come dessert. Sono troppo buoni, vi garantisco che farete un figurone. Provate a realizzarli anche voi. Date spazio alla vostra immaginazione. Natale è alle porte. Ciao da Monica. Se la ricetta vi è piaciuta, mettete un like, pollice in su, iscrivetevi al mio canale e condividete nei social. Monica vi aspetta presto con nuove ricette.